Ciao, sono Dario per Alternativa Linux. Di alternative a Windows ce ne sono tantissime, non tutte sono open source e gratuite. I lunghi elenchi reperibili in rete possono disorientare, ma le migliori alternative gratuite a Windows, facili da usare, aggiornate, dotate di supporto, sono poche. Ecco le principali. Tra le migliori alternative gratuite a Windows, Ubuntu è certamente il sistema operativo più popolare, noto, non più usato o apprezzato. È una distribuzione Linux che esiste da oltre 15 anni, aggiornata, stabile, ricca di applicazioni gratuite, facili da installare e supportata da una vasta comunità. Ha subito una recente evoluzione nel suo aspetto, tornando un po' alle origini, perché l'utenza era sempre più scontenta, ed ha fatto discutere qualche anno fa la politica di privacy che di fatto tracciava le attività degli utenti, non sempre con scopi puramente rivolti al suo miglioramento. Adesso che è stata da poco rilasciata la versione 20.04, fa altrettanto discutere gli utenti la scelta di sostituire il precedente Software Center con quello legato al sistema di installazione di pacchetti Snap. Questa scelta, a vantaggio di minori conflitti e anomalie nel funzionamento dei programmi, causa comunque un cospicuo aumento dello spazio richiesto su hard disk e la possibilità che le relative finestre assumano un aspetto differente dalle impostazioni del tema grafico desiderato dall'utente. Ubuntu è stata la prima tappa del mio viaggio alla ricerca delle migliori alternative a Windows, nel tentativo di liberarmene del tutto. Ma chi viene da Windows non sempre si trova bene con il desktop GNOME, e malgrado l'aspetto gradevole potrebbe non essere a proprio agio. Inoltre, a causa dell'intensivo uso di effetti e animazioni, l'utilizzo su computer non recenti potrebbe non essere fluido. Nella pagina dei progetti derivati da Ubuntu, Kubuntu è in pole position e merita la posizione. Invece che sul desktop basato sul progetto GNOME come Ubuntu, è basato sull'ambiente grafico KDE e su di un desktop specifico chiamato Plasma, sviluppato dal team KDE. Per l'antipatia e l'insofferenza da me maturata per l'evoluzione di Windows, cercavo qualcosa che gli somigliasse almeno nell'utilizzo. In Kubuntu conforta vedere un menu start simile ed un file manager che sembra esplora risorse. I programmi preinstallati, in parte differenti da quelli di Ubuntu, gli conferiscono nell'insieme una connotazione più professionale. L'impressione si conferma dando un'occhiata al feature tour di Kubuntu nel sito ufficiale in inglese o provandolo con una sessione live. Io però l'ho installato ed utilizzato per diversi mesi. La dotazione di software è molto ricca, le possibilità di personalizzazione molto ampie, gli effetti di animazione e trasparenze sono di notevole impatto visivo e senza rivali. In generale il livello di complessità, non intendo complicazione, è molto vicino a quello di un ambiente Microsoft. Se il tuo PC o notebook sono recenti e non di fascia bassa, Kubuntu è tra le migliori alternative gratuite a Windows, molto adatta ad una postazione di lavoro. Consiglio vivamente di valutarla. Puoi scaricare il file di installazione ISO e preparare una chiavetta live USB per provare Kubuntu ancora prima di installarlo. In questo modo si può verificare in anticipo se stampante, scanner ed altre periferiche funzionano correttamente. La pagina di download di Kubuntu propone al momento la scelta tra la versione 20.04 LTS, la 19.10 e la 18.04.4 LTS. Si pronuncia come si scrive perché non è una parola inglese, si ispira alla yerba mate sudamericana da cui si ricava la bevanda. Ubuntu Mate è la derivata più recente di Ubuntu ed è davvero degna di nota. Finestre e applicazioni preinstallate nella distribuzione rispecchiano quelli della versione madre, con qualche minima differenza, ma rispetto a Ubuntu vi sono diversi punti di forza. In primo luogo, l'eccezionale leggerezza e il minimo impatto sulle risorse. Ubuntu Mate è un'ottima scelta nel caso si tratti di riportare a nuova vita un vecchio PC fisso o notebook già dato per spacciato. Ma questo non significa affatto che in un computer nuovo o quasi non sia da adottare o inadeguato, almeno che tu non ritenga essenziali trasparenze, animazioni ed altri effetti. Ed anzi, la maggiore semplicità ed essenzialità rispetto ad esempio a Kubuntu si traducono in maggiore immediatezza nell'utilizzo, a scapito forse di minori possibilità di sintonia fine. Secondo aspetto positivo, è in tutto e per tutto Ubuntu e dispone anche del Software Center della versione da cui deriva. Ma in Ubuntu Mate troviamo l'applicazione Software Boutique. Questa elenca una selezione dei migliori programmi, presentati in maniera davvero gradevole, ordinati per campo di applicazione e descritti in modo accattivante. Ultimo, ma forse più importante, Ubuntu Mate dispone di un desktop con possibilità di personalizzazione impressionanti. Attraverso l'applicazione Mate Tweak si possono modificare il tema predefinito, la posizione di menu e il comportamento delle finestre con un solo clic. Con i temi Mutiny, Cupertino e Redmond, tra tanti altri, l'interfaccia si trasforma all'istante in quella di Ubuntu, macOS o Windows XP. Ecco perché ritengo Ubuntu Mate una delle migliori alternative gratuite a Windows per principianti. Ubuntu Mate può essere scaricato nella versione 20.04 LTS e nella precedente 18.04 LTS.
Zorin OS è un'elegante e raffinata distribuzione Linux basata su Ubuntu. La versione 15.2 che ho provato si propone come alternativa a Windows e macOS, e infatti il suo desktop e l'interfaccia in generale sembra una sintesi dei due differenti approcci in un mix caratterizzato da notevole pulizia. Non sono molte le possibilità di personalizzazione grafica, ma l'utilizzo è davvero immediato e anche le operazioni su impostazioni e configurazioni sono ridotte all'essenza ed è facile orientarsi anche per gli utenti meno esperti. Tra gli obiettivi indicati ci sono anche velocità e potenza, ma Zorin non è un sistema leggerissimo, adeguato a computer datati o di fascia bassa. Impiega più memoria RAM di altre distribuzioni Linux per desktop da me provate. È interessante la dotazione di software, che va dalla suite LibreOffice al client Evolution per posta e calendario, PTV per l'editing di video, GIMP 2.10 per il fotoritocco, il calendario integrabile con i servizi Google e Microsoft Exchange. Da notare Zorin Connect, di cui è prevista anche l'applicazione per smartphone. Si tratta di un'utilità per connettere quest'ultimo al computer, al fine di ricevere notifiche sul desktop, visualizzare le foto scattate sullo schermo del PC, rispondere a messaggi dal computer e usare lo smartphone come una sorta di telecomando. Sono previste tre versioni per Zorin OS 15.2, una base, una per scopi educativi, entrambe gratuite, ed una Ultimate a pagamento. Ciò che cambia è principalmente la scelta dei software preinstallati attraverso il software center tipico di Ubuntu. Per la versione a pagamento sono offerte maggiori possibilità di personalizzazione grafica, giochi preinstallati, ma anche una formula di supporto tecnico all'installazione da parte del team. Purtroppo, almeno per il momento, l'unica possibilità di scaricare i file di installazioni è di farlo dal browser. Non ho trovato l'alternativa torrent e i tempi di scaricamento sono quindi superiori. Nella mia ricerca dei migliori sistemi operativi gratuiti alternativi a Windows, avevo provato Kubuntu o Mate. Li ritenevo validi candidati a risiedere in una partizione del mio PC. Poi, nel 2017, ho scoperto Linux Mint. Linux Mint è open source e gratuito. Non è una derivata di Ubuntu, ma il cuore è quello delle versioni LTS. Ha il grande vantaggio della compatibilità con le applicazioni di Ubuntu, sfogliabili per categoria ed installabili con un clic dall'ottimo gestore applicazioni. Lo store apposito, ma nulla si compra, è tutto gratuito. L'interfaccia grafica adottata da Linux Mint, bella, ordinata, elegante, è stata appositamente creata. Si chiama Cinnamon. Gli utenti di Windows si trovano immediatamente a loro agio, anche quelli più evoluti che usano combinazioni di tasti e scorciatoie di tastiera, perché funzionano e corrispondono quasi tutte. Mint ha un seguito, una comunità di utenti ed un supporto che non hanno nulla da invidiare ad Ubuntu. Rispetto a Ubuntu, è sviluppato in modo totalmente libero ed indipendente e conta solo su eventuali donazioni spontanee degli utenti e dal traffico generato verso i motori di ricerca integrati nel browser Firefox. Linux Mint è il mio unico desktop da anni. Non c'è attività che io compiessi precedentemente con Windows che non possa svolgere da questo desktop. È parsimonioso in termini di risorse. L'avvio richiede meno della metà del tempo rispetto a Windows nel medesimo computer. Gli aggiornamenti avvengono in 30 secondi senza imporre il riavvio e la sospensione delle attività. Può essere usato per divertimento ma anche per lavorare. Non ha bisogno di antivirus e l'entusiasmo mi ha convinto a dedicargli questo blog. Se vuoi mettere Linux Mint alla prova, puoi leggere nel blog la mia recensione o vedere il video caricato sul canale, oppure il mio articolo su come scegliere l'edizione più adatta alle proprie esigenze. Poi potrai seguire la guida che trovi sempre nel blog nel caso decidessi di mettere alla prova questa distribuzione Linux. Esistono tantissime altre distribuzioni Linux open source e gratuite, basta un'occhiata alla homepage di DistroWatch per rendersene conto. Nella pagina del blog in cui questo video è incorporato, cito anche Deepin, MX Linux, Manjaro, Arch Linux, FerrenOS e Solus, con alcune brevi descrizioni e tutti i link ai siti ufficiali. Sono anch'esse molto popolari, ma non mi sento di includere tra le migliori alternative gratuite a Windows per un principiante di Linux. Spero tu abbia apprezzato questo video, ti ricordo di iscriverti al canale per venire informato quando ne pubblico di nuovi e ti invito a fare riferimento al blog dove i contenuti testuali sono sempre aggiornati. Ciao!